Ciao gente, prima di tutto ho visto che ci sono stati molti iscritti in queste ultime settimane, quindi grazie a tutti di esservi uniti a noi non è plurale maestatis, intendo io e il resto del canale. Oggi vi voglio parlare di un brand australiano. È stato creato da... O meglio, il naso di questo profumo è un autodidatta ed è Rasey Fort. Il brand è Fort & Manley, che poi alla fine c'è già scritto nel titolo del video, quindi potevate immaginarlo. Oggi parliamo di Mr. Bojnikov Purple Hat. Ciao di nuovo, benvenuti. Io sono Fabrizio, il canale dei Cantankerous. Questo invece è un campioncino. Chiamerò Purple Hat per semplicità. Il profumo è del 2015, il naso come detto era Rasey Fort e l'ho preso in una profumeria spagnola insieme ad altri campioncini. Questo è quello che mi ha sorpreso di più. Ve lo descrivo subito. Immaginatevi di essere in un campo di lavanda, passeggiare con questo profumo fresco, energizzante, rilassante e poi ad un certo punto, mentre state camminando, l'agarwood e il legno di cedro, il cioccolato. Sì, lo so, sono un po' pirla. Comunque, davvero, questo profumo è fenomenale. Basta solo togliere il tappo dal campioncino, si sente subito questo odore molto rinfrescante, rilassante di lavanda, un filino terroso. Le altre note che si sentono subito sono l'agarwood. L'oud si sente davvero bello pieno, ma non è quel tipo di oud puzzone, ma è complesso, è bello rotondo, sfaccettato, nel senso che si sentono molte componenti, si sente davvero la componente legnosa, quella quasi balsamica. Buonissimo. Il cioccolato arriverà dopo. Prima si sente un filino di vetiver che aggiunge ancora quella nota un pochino più selvatica, ma non selvatica tipo animale, selvatica nel senso di sa di aria aperta, di erba, di legno. E poi, dopo pochi minuti, in realtà, dopo una mezz'oretta più o meno, inizia ad emergere il cioccolato che si mischia al legno di oud ed è fantastico. Questo viene definito come un legnoso gourmand. Non è esattamente gourmand, anche se c'è della vaniglia dentro. Questo lo trovo perfetto per questo periodo dell'anno, siamo più o meno a metà marzo e c'è ancora quel fresco serale che è ancora un po' invernale, ancora un pochino pungente, però il pomeriggio è caldo, ormai ci si avvicina ai 20 gradi, quindi questo apre con quel fresco primaverile per poi scaldarsi sempre di più, fino ad arrivare a qualcosa di invernale, di caldo, di avvolgente. Ed è davvero, mi piace un sacco. Sulla pelle l'evoluzione ovviamente è un po' più veloce che su cartina, però adesso sento quasi, adesso che fa ancora caldo, come vedete, sono vergognosamente in maglietta. Comunque, si sente quella lavanda, subito l'oud sotto, molto pungente, davvero da quel sentore balsamico, quel retrogusto balsamico. Mamma che buono! E dopo una ventina di minuti, quando si scalda, comincia a uscire il legno di guaiaco, il legno di cedro e il cioccolato. Quando arriva al cioccolato diventa davvero quasi un gourmand, perché in realtà è abbastanza amaro, la nota è di cacao che mischiata con la vaniglia dà quell'idea di cioccolato. Ma non è un gourmand, davvero non è nauseante, non pensate a qualcosa tipo nero cacao di zero molecole. Cioè, non che lo trovi nauseante, però quello è proprio cioccolato. Invece questo è proprio un cacao che va ad ammorbidire e ad avvolgere le note di legno. Lo trovo molto diverso, molto originale, molto diverso dal solito. Sulla pelle rimane abbastanza leggero, non è invadente e
dura abbastanza, però molto vicino alla pelle, non ha una grande proiezione. Quindi, d'accordo, le performance non sono eccellenti e il costo comunque abbastanza alto. E di solito, quando si tende a pagare un po' di più, ci si aspetta performance un pochino più, insomma, un pochino migliori. Però, davvero, la fragranza è fantastica. Mamma che buono. Allora, una volta arrivato al cuore, la lavanda non si sentirà più. Si sentono praticamente solo le note legnose, principalmente l'oud, con questo fondo di vaniglia e cacao. Davvero, davvero buono. La vaniglia non è... Non si distingue benissimo, nel senso che dà solo quella punta dolce che ammorbidisce tutto quanto. Fantastico. Sono curioso di sentire anche tutti gli altri della linea. Prima di tutto per le boccette sono stupende, i flaconi sono curatissimi con un rilievo sulla faccia della boccetta, insomma, veramente belle, un po' diverse dal solito, incredibile comunque, la fragranza è incredibile, se tutte quante sono così devo assolutamente prendere un Discovery Kit e parlarvene qua sul canale. Arrivate all'asciugatura. Anche il dolce della vaniglia si spegnerà tanto, rimarrà solo quella nota legnosa, un pochino pungente, un po' balsamica del legno di oud. Comunque non pensate a un oud difficile da portare, questo è davvero tranquillissimo, però molto pieno. In asciugatura, dicevo, rimarrà molto vicino alla pelle, la proiezione si spegnerà quasi del tutto e la durata non supera le 6-7 ore al massimo, anche abbondando con gli spruzzi. Io ormai l'ho provato solo dal campioncino che ho praticamente finito per questo video, però su pelle è grandioso, è calmante questo profumo, non calmante nel senso che sembra una tisana, è rilassante, è avvolgente, vi mette in uno stato mentale di quiete, di rilassatezza, è molto buono. È strano perché adesso ho qui l'asciugatura e qua ovviamente sento l'apertura, sono due cose quasi completamente diverse. Qui è molto caldo, l'asciugatura è molto morbida e appunto, come dicevo prima, avvolgente. Qua invece è ancora bella energica, bella vispa, è aromatica, pungente, buonissima. È quasi quasi fresco, si sente che non sarà un frescone, però è uno di quei profumi che dall'apertura sembra che debba andare in una direzione diversa rispetto a quella che poi prende davvero. Quindi Purple Hat di Forte Manlet, promossissimo, consigliatissimo, dovete assolutamente provarlo, anche solo il campioncino, però veramente è un'esperienza, secondo me rimarrete davvero sorpresi. Va bene gente, io vi saluto. Ringrazio ancora tutti quanti, vi ringrazio per i commenti, vi ringrazio per le iscrizioni, così il mio canale è bello vederlo crescere, è bello impegnarsi per qualcosa e vederla funzionare. Vi ringrazio ancora e vi saluto. Ciao gente, alla prossima.